Siamo lodati Gesù e Maria. Due brevi riflessioni su queste due letture. Sulla prima, San Pietro ci ricorda il giorno del giudizio universale e raccomanda ai suoi discepoli di vivere nell'attesa di questi eventi, cercando di rimanere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio in pace. Qual è l'esortazione? La coscienza che dovremo rendere conto del nostro operato a Dio è uno spuono ulteriore a vivere nella santità. E aggiunge una cosa che è molto importante: la magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza. Che significa questa frase? Magnanimità vuol dire un animo grande, potremmo anche tradurlo la misericordia. Cosa vuol dire giudicare la misericordia del Signore come salvezza? Questo è un passaggio molto sottile ma molto importante. Cioè, secondo noi è un buon ragionamento dire queste cose. Vabbè, un peccato lo posso pure fare, che tanto poi il Signore mi perdona. È un buon ragionamento questo qui? Non è un buon ragionamento. Però, se l'ho fatto veramente un peccato, sono caduto in un peccato, posso dire, mamma mia, l'ho fatto, speriamo che il Signore mi perdona, oppure devo dire, ah no, no, ormai non c'è più niente da fare. È la prima, no? Ecco, allora, considerare la misericordia di Dio come salvezza vuol dire che noi non dobbiamo approfittare della bontà di Dio per dire, ah vabbè, tanto che ce fai, tanto poi mi vado a confessare. E al tempo stesso, se succede un guaio, non dobbiamo disperare, perché Dio è sempre pronto a rialzare chi, senza approfittarsi della sua bontà, disgraziatamente, per umana debolezza, cade in qualche peccato. Spero di essere stato chiaro, di essere spiegato bene. Questo è molto importante, questo qui, perché quando si abusa della divina misericordia, quella poi non funziona più, perché la divina misericordia noi non possiamo adoperarla come un modo per farci beffe di Dio. Ah, siccome Dio è buono, faccio buono, fare tanto poi che insomma vado a confessare, succede niente. Questo non va bene e non si fa. Il Vangelo, famoso episodio, questa è una domanda brutta quella che fanno i farisei a Gesù, perché a loro non interessava niente sapere se bisogna o no pagare le tasse. Grande problema oggi, il governo sta chiedendo la fiducia al Senato e ci sono i grossi problemi, che sono problemi di non pagare troppe tasse, d'accordo? Ma a questo non gli importava niente se bisognava pagare le tasse o no, perché il ragionamento che facevano era questo. Noi gli presentiamo, se risponde che bisogna pagare le tasse, voi capite che a quei tempi le tasse non erano come oggi, perché le tasse venivano imposte soltanto da una nazione che aveva invaso un'altra nazione, come Roma a quei tempi, e pagare le tasse era segno del tuo essere soggetto. Quindi, se avesse detto pagate le tasse, i farisei sarebbero andati in giro con tutti quanti gli ebrei a dire: vedete, questo non ha a cuore il bene del nostro popolo, questo vuole che noi andiamo a pagare i tributi agli invasori. Bella roba che dice. Se avesse risposto no, non è giusto pagare le tasse, quelle tasse non era giusto pagarle, d'accordo? Che cosa avrebbero fatto? Andavano subito la possibilità di dire: lo sai che ha detto il maestro di Nazareth? Ha detto che non bisogna pagare tributo, portalo in galera. Così in galera Gesù ci andava prima del tempo. Capite? E Gesù qui è un grande. L'insegnamento non è soltanto quello sulle tasse, quindi rendete a Cesare quello che è di Cesare. Quindi chiedono le tasse, c'è sta l'esenzione su, per l'Italia di quei soldi, rassegnali, d'accordo? Il conio c'era lo Stato. Ma sta attento che devi rendere conto a Dio della tua anima, perché fare un'operazione sporca di questo genere è un peccato mortale. Gesù glielo sta dicendo delicatamente, d'accordo? Quindi da Cesare quello di Cesare, ma sta attento che Dio ti rende conto di quello che ti ha dato lui. La tua anima te l'ha data non per ordire trappole al figlio di Dio, ma per fare il bene. L'insegnamento sottinteso, e concludo, molto importante, è la prudenza che Gesù ha. La prudenza è anche la santa istruzione, dobbiamo fare attenzione, dobbiamo imparare a costruire. Quando arriva qualche provocazione, quando ci troviamo in qualche polemica, in qualche discussione, mai comprometterci, mai alzare la voce, ma no, per carità, mantenere sempre la calma, d'accordo? Perché quasi c'è qualcuno che sta tenendo qualche calma. E quando ti mettono in difficoltà, imparare a essere forti e furbi come Gesù, che io non soltanto che esco dalla difficoltà, ma ti ci metto a te in difficoltà. Capito? E
tanto fate voi quella fine, sono rimasti zitti. Ecco, cito un proverbio popolare che citava sempre il nonno di un mio carissimo amico, compagno delle scuole elementari e delle scuole medie. Il papà diceva sempre questo proverbio, che lo trasmetteva come ricevuto da il papà suo, il nonno di questo amico, diceva queste cose qui. State attenti, L'ignoranza e la superbia urlano, la sapienza e l'umiltà parlano. Se lo ricordassimo un po' più spesso, ci risparmieremmo un sacco di guai. Ed è una massima perfettamente conforme al Vangelo. Non ci lasciamo mai trascinare in basso, rimaniamo sempre. Poi le cose che dobbiamo dire, Gesù l'ha detto, ma ha detto una grossa qui, perché senza mortificare nessuno li ha rovinati tutti quanti. E ha detto anche che tocca rassegnarsi un pochetto delle tasse, tocca pagare, non troppe, ma almeno un pochetto, tocca pagare. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.